Noi qua siamo destinati tutti a morire, tutti. Da qua a 10 anni siamo tutti morti. Dove c'è la garanzia di quello che si promette non si mantiene? Ognuno di noi ha in famiglia una persona che è affetta da patologie gravi. Quello che non capisco è perché in questi anni non si è fatto partire un processo virtuoso, come dire, coinvolgendo anche gli imprenditori, Confindustria, eccetera, per far partire effettivamente una filiera del riciclo, del riuso del rifiuto. Cronaca di una giornata particolare. Il nostro reportage parte da qui, dai comuni vesuviani, per capire cosa sta accadendo in Campania e come il sindacato può innescare con le imprese un circolo virtuoso. I 3 termovalorizzatori che da soli assicurerebbero la soluzione del problema per l'intera regione, vede adesso solo quello di Acerra che non sta neppure al regime, lavorando al regime. Non può essere che ciò che viene fatto altrove non può essere realizzato in Campania. Gestire rifiuti può essere anche conveniente dal punto di vista occupazionale ed economico. Il Vesuvio da cartolina è sempre sullo sfondo, ma l'aria è malsana ormai. Nei terreni di Bosco Trecase spunta frutta deforme, cani morti restano al bordo dei marciapiedi. Alla panoramica di Bosco Reale ci sono ancora i segni della recente protesta, ora spostatasi a Taverna del Re, accanto a Casal del Principe, territorio dei casalesi. Pensa tutte le attività di riciclaggio, e dà lavoro veramente a migliaia di persone, e con un ritorno anche economico, cioè gli investitori, cioè gli imprenditori sono felici di investire in questo tipo di attività, anche perché, come dico sempre, è l'unica attività dove si guadagna sia quando il rifiuto entra, sia quando ne esce il prodotto finito, non esistono altre in economia, quindi veramente c'è da fare affari d'oro, tra virgolette, e quindi creazione di posti di lavoro. Certamente le responsabilità sono un po' di tutti, dal singolo cittadino che non si applica nel fare raccolta differenziata al capo del governo. Ci dirigiamo verso Terzigno, dove chiediamo di poter visitare Cava Vitiello in pieno Parco del Vesuvio, teatro di un contenzioso col governo che la voleva nuova discarica a cielo aperto dopo quella di Cava Sari. Ora Cava Vitiello non diventerà una nuova discarica, ma l'avvenire è incerto. Esiste da 100 anni, un secolo di storia. Quindi che sta succedendo adesso qui? Sta succedendo che la cava adesso l'hanno fermata a tempo indeterminato, l'hanno congelata a tempo determinato. Il padrone ci paga così e ci mantiene ancora 10 operai. Da 100 operai ci mantiene con 10 operai e mensilmente ci dà il mensile. Per agevolare la trasparenza degli appalti, la CISL regionale, che da anni si batte in questo senso, è impegnata nell'organizzazione di una piattaforma nazionale integrata con le istituzioni, le confederazioni nazionali e gli industriali, per coinvolgerli in una responsabilità che deve essere di tutti e per accompagnare la Campania sulla strada della normalità. Abbiamo immediatamente, come CISL, chiesto a CGL UIL gli stati generali su questa materia e abbiamo concordato adesso di andare a 2 proposte di merito. Aumentare la differenziata sul piano regionale, deve essere nominato un commissario straordinario che si occupi dell'appalto e quindi una semplificazione della procedura di affidamento della gara in soli 10 giorni, per fare in modo che o le aziende stesse si occupino di recuperare questo materiale o viceversa chiedere alla regione di potenziare la raccolta porta a porta con l'utilizzo di tutta la forza lavoro disponibile, che in questo momento paradossalmente abbiamo in mobilità o in cassa integrazione e di cui invece avremmo enorme bisogno. Dobbiamo controllare l'azione della pubblica amministrazione, soprattutto quando si tratta di spendere risorse per nome e per conto di una collettività. Ma la strada è difficile. Lo capiamo raggiungendo Taverna del Re, il sito di stoccaggio situato alla periferia di Giugliano. Baby, can't you see? I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. Invece di fare queste ricerche,
commissario di governo, è stato no! Voi siete commissario di governo! Commissario di governo della spazzatura! Rischiamo un rischio qua, perché per esempio se già buttiamo la spazzatura rischiamo un rischio pericoloso. Ci sta sempre un po' di tensione, ci sta. Noi facciamo le 6 ore giornaliere, poi quando succedono queste cose può scattare qualche ora in più così. Bisogna domandare al turno di notte se hanno trovato difficoltà. No, io lavoro col comune. Sì. Come vive queste giornate? È un po' stressato, comunque si va avanti. Avete paura? Quante ore fate? Un po'. Avete avuto anche delle aggressioni voi ultimamente? Io proprio personalmente no, però altri colleghi sì. Forza! Ci voleva Bertolaso per togliere la spazzatura da Napoli! Bertolaso per togliere la spazzatura da Napoli! E portarla qua, Taverna del Re! Taverna del Re, tutta questa gente, che cosa devono fare? Siamo destinati tutti a morire. Tutti. Parte da qui inquinato. Lo Stato dice che prende provvedimenti solo per prendersi i soldi, basta, di fuori di questo niente. Perché non si fa raccolta differenziata? Come si fa in altre regioni? Da nessuna parte si fa. Solo qua si sta facendo queste cose qua. Parli, qua, per vedere come si fa. E siamo tutti! E siamo tutti, si deve essere a terra! Voi le mangiate anche queste produzioni? Le produzioni? Io c'ho il terreno qua, c'è uno stabilimento. L'anno scorso non abbiamo lavorato per i signori nostri ministri e politici. Qua siete d'accordo, non va bene. Nessuno vi paga, nessuno. Se ne fregano. Dove state là? In Campania? Prodotti della Campania? No, non se ne parla proprio. Niente, zero. Voi lo vendete il raccolto come vostro? Come non si vende? Avete aziende in Italia? Come si vende? Si vende a prezzi stracciati, 10 centesimi, 15 centesimi, perché sono prodotti, io devo contraffare, i nostri commercianti devono contraffare. Nessuno ha il coraggio di parlare, nessuno ha il coraggio di parlare. Si nascondono tutto dietro, hanno paura di questo, di quello. Ma paura di... Vendete come prodotti del nord, come fate a farli, a venderli poi? Noi non li vendiamo, li vendono i nostri... Tu m'as donné ton cœur, toi aussi. Je vois, on ne s'aime plus, mais parfois. È una zona che c'ha spazzatura trattata, c'ha sversatoi e c'ha anche poi l'impianto dello Stir di Giuliano, dove purtroppo la settimana scorsa è morto quel nostro delegato sindacale nell'impianto della SIA. Si pensa da parte della Protezione Civile di costruire un impianto per bruciare le ecoballe proprio in questa zona. Allora la domanda è: possiamo ancora una volta in questi giorni parlare di rispetto delle norme e di garanzie per i cittadini da parte di Bertolaso e di chi è deputato a seguire queste questioni? Ci dirigiamo verso l'impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti, lo STIR. Il clima è teso, i militari presidiano il sito, le ecoballe sono ovunque, una montagna di balle come quelle raccontate per tranquillizzare i cittadini. La gente qui mangia e respira veleno, ma cosa c'è di vero? C'è un problema di cui nessuno parla, ma che in realtà è il segreto di questa grande confusione. Noi non dobbiamo parlare soltanto dei 2.800.000 tonnellate di rifiuti urbani che produciamo, ma non dobbiamo mai dimenticare che contemporaneamente, sia pur in un'economia debole, la Campania produce 4.200.000 tonnellate di rifiuti industriali, speciali, e a questi, per la presenza nel proprio territorio di industrie che, tra virgolette, riciclano materiali industriali e in gran parte anche speciali e tossici, importiamo altri, ma legalmente, circa 300.000 tonnellate l'anno di rifiuti industriali tossici e nocivi provenienti da fuori regione. Almeno il 30-35% delle nostre industrie lavorano in nero. Ovviamente sempre in nero, c'è una preziosa industria di recupero e di riciclo assolutamente illegale che è con estrema efficacia gestita dai nostri rom. Tutto il materiale ferroso e di alluminio,
che valgono milioni di euro, circa dai 3 ai 5 milioni di euro l'anno. Una tonnellata di alluminio vale 3.000 euro a tonnellata. E oggi dobbiamo cambiare strada.